Buon pomeriggio, direi che possiamo iniziare, scusate il piccolo ritardo. Buon pomeriggio e soprattutto io devo dirvi che è un vero piacere e un onore avervi ospiti qui presso la sala Mappamondo e qui in Parlamento, e soprattutto è un piacere toccare con mano il vostro interesse per un tema così delicato e complesso. Vorrei dire che ci sono miei conterranei che sono partiti questa mattina prestissimo da Modena, Reggio Emilia, Bologna, che sono venuti qui a dare supporto, così come tutte le altre persone che hanno deciso e hanno accettato di partecipare. Innanzitutto a loro che vanno il mio saluto, così come un veramente un grande saluto e un ringraziamento a tutte le associazioni presenti, a tutti i miei colleghi avvocati che sono qui in questa sala, e è veramente ripeto, un grande onore. Quindi direi di partire, benvenuti nella casa, possiamo dire, di tutti i cittadini. Per non togliere altro spazio, lascio subito la parola alla vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, che ringrazio sinceramente perché mai in tutti questi mesi mai mi ha fatto mancare il suo appoggio e il suo sostegno. Quindi grazie mille, Maria Edera Spadoni. Passo subito la parola. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Ovviamente ringrazio la collega Ascari per l'invito e anche per i complimenti. Per me è sempre un piacere lavorare con lei, così come i vari colleghi emiliano-romagnoli. Chiaramente è un po' meno piacevole dover parlare di determinati temi, dover affrontare determinati temi, però purtroppo quello che è accaduto in primis nella mia città, io sono, per chi non mi conoscesse, sono di Reggio Emilia, chiaramente quello che è accaduto nella mia città è qualcosa di drammatico, quindi abbiamo iniziato immediatamente a parlarne. Devo dire che anche la collega Ascari si è attivata subito in Parlamento, proprio presentando e depositando una proposta di legge, ma mi fermo qui perché sono sicura che insomma lei ne parlerà in modo molto più ampio. Sono molto contenta di portare i saluti della Camera dei Deputati a questo incontro. I bambini e gli adolescenti sono il nostro futuro, dalla loro crescita felice dipende l'avvenire del nostro Paese. Le istituzioni devono compiere ogni sforzo affinché sia garantita loro la piena fruizione dei diritti riconosciuti dalla Costituzione. Non c'è niente di più sacro e intoccabile dei bambini. La voce dei bambini e degli adolescenti è indifesa e spesso, per essere ascoltata, richiede la mediazione degli adulti. Per questo è essenziale che gli adulti che devono ascoltare i bisogni dell'infanzia e dell'adolescenza e farsene portavoce siano irreprensibili. Ho seguito personalmente con grande preoccupazione tutte le notizie sugli scandali di Reggio Emilia, che come dicevo prima è la mia città. La vergogna dei fatti di Bibbiano ha riportato al centro del dibattito politico il tema dell'affido. È un bene che se ne parli, ma proprio per gli argomenti trattati bisogna essere molto prudenti. Mi auguro che le inchieste inquietanti sui fatti drammatici e raccapriccianti accorsi in Emilia siano casi isolati, anche se, aggiungo purtroppo, sappiamo che sono stati aperti vari fascicoli di indagine, non soltanto in Emilia. Le storie venute a galla grazie all'inchiesta dei magistrati sono orribili. Ci vuole rigore assoluto e severità massima nel punire le responsabilità che vanno via via emergendo. È in questi casi che diventa essenziale il ruolo delle istituzioni. Per questo sono stata davvero soddisfatta che si sia pensato di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sulle comunità di tipo familiare che accolgono i minori, affinché la tutela dei minori sia massima e per evitare i rischi dei deprecabili abusi avvenuti a Bibbiano. Aggiungo anche che questa commissione, se in qualche modo fosse caduto il governo e quindi si fosse andati a nuove elezioni, ovviamente non avrebbe preso il via, quindi è anche importante che comunque ci sia un iter che prosegua, perché è veramente fondamentale che questa commissione inizi a fare il proprio lavoro, che appunto
ricordo, è un lavoro anche di indagine. Naturalmente non c'è nessuna volontà di sovrapporre il lavoro parlamentare a quello della magistratura. Questo provvedimento è doveroso per cancellare ogni spiraglio normativo che ha consentito uno scandalo che non deve più ripetersi. La proposta di legge che istituisce la commissione d'inchiesta sui fatti di Bibbiano è in esame appunto in Commissione Giustizia dal 25 settembre. Quindi anche questo è un segnale molto positivo che sia stata direttamente assegnata e che la commissione competente, che è appunto la Commissione Giustizia, già ne stia trattando. Anche il governo si è mosso, il ministro Bonafede ha deciso di procedere con un monitoraggio capillare ad ampio raggio dell'andamento generale delle procedure di affido su tutto il territorio, incrociando il più possibile dati che provengono da diversi uffici giudiziari, per far emergere ogni eventuale profilo di dubbio sulla correttezza dell'operato e degli addetti ai lavori. Vorrei anche dire che se da una parte si deve essere severissimi e rigorosi, dall'altra dobbiamo stare attenti a non alimentare paura e sfiducia sul sistema degli affidi, perché rischieremmo di rendere inefficace uno strumento utile alla salvaguardia dei bambini e di gettare ombre sul lavoro di quegli assistenti sociali, giudici e psicologi che lavorano bene, perché ovviamente ci sono anche, e si spera che siano la maggioranza delle persone, assistenti sociali, giudici e psicologi che appunto lavorano bene e per il bene anche dei minori. Siamo qui oggi per ascoltare la proposta della collega Scari per rendere più stringenti le norme del Codice Civile e della legge 4 maggio 1983, numero 184, in materia di affidamento dei minori. A tutti i presenti e a tutti i partecipanti rivolgo un apprezzamento per l'impegno, un sentito augurio di buon lavoro. Stefania sa che io ho un altro impegno a breve, quindi fra poco dovrò andare, però auguro veramente a tutti un buon lavoro e che soprattutto sia una giornata proficua. Grazie a tutti. Grazie mille alla vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni, grazie. E adesso avrebbe dovuto intervenire il sottosegretario alla giustizia Vittorio Ferraresi, però purtroppo ha comunicato che è stato impegnato, c'è stato un imprevisto al Ministero e quindi ci raggiungerà più tardi. Quindi io direi di passare subito la parola all'avvocato Francesco Morcavallo, ex giudice presso il Tribunale Minorile di Bologna, che ha contribuito in modo determinante alla stesura della proposta di legge che abbiamo presentato in materia di revisione del sistema degli affidi. Una proposta di legge, come ha detto la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni, una proposta di legge quanto mai necessaria e urgente, e che è già stata, ribadisco, incardinata in Commissione Giustizia. Lascio subito la parola al dottor Francesco Morcavallo. Ringrazio per l'invito, per l'occasione. Vedo un uditorio preparatissimo e a conoscenza vasta di questi temi, tanto da suscitare in chi parla quasi un senso di inadeguatezza e il desiderio di essere il più possibile semplice e breve. Io sono convinto che dalle vicende della cronaca che riguardano questo tema e che sono cicliche, non ci sono solo quelle gravissime che hanno, diciamo, occupato le nostre letture e il nostro interesse negli ultimi 2-3 mesi, occorre trarre un filo conduttore che ci porta a individuare qual è l'elemento del sistema, non nell'accezione negativa del termine, ma del modo di funzionare
della protezione dei minorenni e, aggiungo, delle famiglie, perché la protezione dei minorenni non esiste senza la protezione delle famiglie, nel nostro ambito ordinamentale. Dirò subito, e con la massima semplicità, a costo di sembrare atecnico, che il nucleo del problema che vedo in qualche modo rispecchiato nell'intento di innovazione della normativa attuale riguarda un dato semplicissimo: la restituzione di ciascuno dei professionisti che intervengono nel sistema di tutela alla propria funzione. Ciò che ha portato negli ultimi 15-20 anni a quelle perversioni del sistema di tutela minorile e dei rapporti familiari, che sono state ciclicamente e ripetutamente condannate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, senza che l'ordinamento interno abbia avuto il modo e il coraggio di adeguarsi a quelle decisioni, hanno riguardato proprio la sovrapposizione di ruoli. Non occorrono grandi filosofie o grandi voli a tutto panorama sul sistema ordinamentale per capire che tra i soggetti che agiscono a tutela dei minori, il giudice è il soggetto che dovrebbe, è il soggetto istituzionale che deve e dovrebbe accertare fatti. Che i fatti sono, e le relative prove o risultanze comunque, sono gli unici elementi nel nostro sistema a base costituzionale e libertaria su cui si può basare un intervento autoritativo. I fatti sono eventi e comportamenti con le relative conseguenze indotte da un punto di vista di causalità. Esulano dai fatti le valutazioni. Nel nostro sistema non esiste, non è mai esistito e non esisterà, spero mai, salvo le perversioni occasionali che si sono determinate negli le perversioni settoriali che si sono determinate negli ultimi 20 anni e che immagino potranno essere superate da un chiarimento normativo, perché le norme ci sono già, il problema è che sono forse poco chiare e poco dettagliate. Dicevo, non è mai esistito, non esiste e non dovrà mai esistere un processo che possa decidere sulla base della valutazione delle persone, una decisione sulle persone e non sui fatti. Se l'oggetto del processo non sono i fatti, nel processo non c'è possibilità né di difesa, né di accertamento, né di giustizia. Per tornare alla massima semplicità, sono solito fare un esempio. Non è un'autocitazione, perché è un esempio talmente banale da poter essere, diciamo, ritenuto elementare. Chiunque di noi, se venga accusato di un qualsiasi comportamento, anche molto grave, per esempio aver ucciso la vicina di sede, il vicepresidente della Camera dei Deputati, pensate un po'. Ecco, quella è un'accusa da cui, se passasse qualcuno a dirmi tu hai ucciso il vicepresidente della Camera, io potrei difendermi, perché è un fatto determinato in relazione al quale io sarei in grado di addurre
una serie di elementi, fermo restando che chi mi accusa a dover provare ciò che afferma, ma io potrei addurre una serie di elementi. Prima di tutto che nessuno mi ha visto far del male al vicepresidente della Camera. Il vicepresidente della Camera non si è fatto male. Il vicepresidente della Camera è vivo, solerte e parla. Ha parlato e adesso sta ascoltando in modo attento. Io ero disarmato, eccetera, eccetera, eccetera. Se qualcuno invece passasse di qui e mi accusasse dicendo tu sai, come genitore sei un padre inadeguato, io non avrei da che cosa difendermi. Non solo non mi potrei difendere dal punto di vista formale in relazione a delle mancanze che esistono nella disciplina del processo minorile, che non dovrebbero esistere, ma che nell'applicazione pratica sono state indotte da una perversione attuativa. Cioè si decide sulla base di fatti riferiti, non accertati. Non esiste proprio un fatto sulla base del quale si possa decidere. E guardate che questo sembra banale, ma credo che sia il cuore del problema. Perché se noi parliamo con chiunque, qui, oppure fuori, per strada, o anche in un consesso di avvocati, o in tribunale, o persino nei tribunali, nelle sezioni della famiglia, o nei tribunali minorili, troveremo 9 persone su 10 che ci diranno che il processo minorile o il processo della famiglia sono processi in cui deve necessariamente intervenire una valutazione delle persone, deve necessariamente intervenire l'assistente sociale, lo psicologo, lo psichiatra. E se ragioniamo non capiamo perché. Soprattutto se si instaurano dei meccanismi che non erano e non sono tipici di Bibbiano, per cui un assistente sociale, uno psicologo, uno psichiatra, quindi tutte professionalità che hanno una funzione estremamente preziosa, vengono adibiti all'accertamento di fatti, o meglio a sostituire le proprie valutazioni ai fatti, o meglio ancora a sostituire le loro valutazioni su indici indicatori di una qualche funzionalità o disfunzionalità delle relazioni familiari all'esistenza invece di comportamenti che giustifichino l'intervento dell'autorità. E purtroppo nell'attuazione che ne è stata fatta il processo della famiglia, e non solo quello minorile ma devo dire anche quello della cosiddetta crisi familiare, ha rispecchiato questa idea e questo modello perverso, cioè ha funzionato secondo lo schema seguente: arriva, diciamo, un'equipe la più qualificata possibile, non quello strano che si inventa che se disegno un fiore sono stato violentato, l'equipe più qualificata possibile viene a casa mia e mi dice: riscontro degli errori, dei difetti nel tuo metodo educativo, riscontro dei difetti nella tua relazione con i figli. Padronissimi, e le opinioni vanno tutte rispettate. Il problema dove sta? Che se gli dico scusa, ma che cosa vuoi? Chi ti ha chiamato? Tu assistente sociale, tu psicologo, tu psichiatra, siete preziosi se il vostro intervento funziona sulla base del consenso, se non è un intervento di indagine, se non è un intervento di accertamento. Quella risposta, tu che cosa vuoi, stai sbagliando funzione, indurrebbe oggi una segnalazione in cui mi si qualificherebbe come persona, genitore, come soggetto, è molto usato questo termine, oppositivo rispetto all'intervento, che è già autoritativo, perché se viene fatto sotto la minaccia o comunque anche
non espressa minaccia, ma alla condizione per cui se dico ho ragione io e non tu, divento oppositivo e quindi passibile di ricevere un provvedimento autoritativo che mi limita nel mio rapporto con i miei figli, quello è già un intervento autoritativo. È tutto là. Perché? Perché nella prassi applicativa, nell'applicazione che è stata svolta, quel provvedimento interviene. Quel provvedimento interviene senza sentire nessuno e senza accertare nulla, e quel provvedimento dice: mettiamo tutto in mano all'equipe. Quella è un'equipe e tu sei uno, tra l'altro, oppositivo. Mettiamo tutto in mano all'equipe, l'equipe svolge accertamenti, svolge addirittura terapie. Terapie su che cosa? Non si sa. E questo apre la strada a tutto. Tutte le perversioni possibili, compresa l'eventualità che quello che svolge la terapia convinca mio figlio che siccome ha disegnato un fiore più lungo di un altro è stato violentato da me. Che cosa succede? Che tutte queste situazioni si ripetono per migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di volte. E così quell'equipe che dovrebbe invece andare a lavorare in aiuto alle persone in difficoltà, perde di vista tutte quelle situazioni in cui magari c'è una condizione familiare di violenza continua, perpetrata, notata, che sono situazioni che per fortuna numericamente sono in numero inferiore rispetto alle migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia. Se non che, proprio per essere in numero inferiore, producono un minor volume di attività di quegli operatori d'equipe che sono venuti a contestarmi nulla, cioè una valutazione di inadeguatezza. Perché dico che lo perdono di vista quelle situazioni? Prima di tutto perché lavorando su un mare magnum di nulla perdi di vista gli eventi che sono marginali ma gravi a cui dovresti prestare attenzione. E finisci per addurre addirittura carenze di organico che non vengono compensate in altro modo se non con la più massiccia esternalizzazione del servizio. E poi perdono di vista le situazioni perché, come ho detto all'inizio, ribadisco, a costo di essere noioso, sbagliano mestiere. Non sbagliano mestiere di per sé, ma sbagliano mestiere perché qualcuno glielo fa sbagliare, perché qualcuno gli ha dato il mandato dello sceriffo. Di fronte alla notizia o all'evidenza di un fatto, questi professionisti, così come i privati, così come altri tipi di professionisti, quindi dal cittadino al vicino di casa, alla scuola, altro non hanno da fare che svolgere una segnalazione a chi deve accertare i fatti. E chi deve accertare i fatti non può, perché in un ordinamento democratico non è consentito, e questo è l'oggetto della riforma, che è una riforma a chiarire, diciamo, più che a innovare, in molte parti anche a innovare, ma soprattutto a chiarire, per evitare la perversione nell'applicazione. No? Io scherzando una volta ho detto, se parlasse Cordero direbbe queste sono non norme, perché le norme attuali lo dicono già, forse lo dicono in parole più stringati, in parole meno chiare, in parole interpretabili in un modo o nell'altro, a seconda, come diceva un altro celebre giurista, degli umori e dei convincimenti dell'interprete. Quindi ben venga un chiarimento, ma soprattutto un chiarimento che ha ad oggetto questo. L'intervento dell'autorità si basa su fatti e prove dei fatti. Le diagnosi, le terapie, gli aiuti.
il sostegno. Sono attività molto, molto, molto preziose, ma non c'entrano nulla con l'intervento autoritativo. Un intervento massiccio, ma in un modo correlato al comportamento che si va ad accertare come dannoso, cioè pregiudizievole per chi è indifeso. Oltre questa soglia, oltre la soglia dell'intervento autoritativo in ragione di un fatto specifico, di un comportamento, c'è l'arbitrio, e nell'arbitrio rientra tutto. Dal delinquente che cerca di guadagnare sulla libertà di mio figlio e mia, al delinquente che cerca di guadagnare sulla individuazione dell'essere migliore io, l'essere migliore mia moglie nel rapportarmi con mio figlio, quindi ci estendiamo anche al processo della crisi familiare, non solo al processo minorile, proseguendo per tutta la gamma anche dei professionisti che intervengono in buona fede, anche senza guadagnarci nulla, ma che, ripeto, non fanno il loro mestiere. Che il mestiere dell'indagatore compete a un soggetto istituzionale, il mestiere dell'accertare i fatti compete a un altro soggetto istituzionale, il mestiere dell'aiutare sulla base del consenso compete ai professionisti. E tra l'altro, sulla base del consenso, si convive tra servizio pubblico del sostegno e associazioni e servizio privato del sostegno, sulla base della scelta e della libertà. Quindi apprezzo che i cardini siano questi. Autorità solo a fronte di un fatto dannoso, ingiusto, in una cornice di consenso e di libertà. Grazie mille al dottor Francesco Morcavallo per il suo intervento. Ne approfittiamo per salutare la vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, che purtroppo ci deve lasciare. Grazie mille, grazie. Grazie. E proseguiamo con la dottoressa Giuliana Mazzoni, docente di psicologia dinamica e clinica presso l'Università La Sapienza di Roma, che molto si è occupata del delicato rapporto tra genitori e figli e soprattutto in quello che è il contesto della famiglia. E soprattutto io vorrei chiedere alla dottoressa Mazzoni se oggi quale metodo viene applicato quando ci troviamo davanti a bambini che magari vengono da famiglie dove hanno subito maltrattamenti o, nella peggiore delle ipotesi, abusi o violenze sessuali. Quindi vorrei capire qual è il metodo più idoneo, se esiste un metodo più idoneo. Le lascio la parola, dottoressa, grazie mille. Allora, intanto vorrei cominciare ringraziando l'avvocato Stefani Arcuri e vorrei dire che io sono fondamentalmente un tecnico, non sono una politica, e quindi parlo di dati e parlo del punto di vista della psicologia, ma della psicologia che si occupa nello specifico dell'ascolto dei minori, per capire se effettivamente queste forme ci sono state di maltrattamento, di abuso, ci sono state o non ci sono state. E inizio dicendo che sono d'accordo con quanto detto precedentemente dall'avvocato Morcavallo, quando sostiene che uno dei problemi che si trovano davanti gli psicologi è il quesito che viene loro posto, perché il quesito
spesso è un quesito trappola, è un quesito in cui si demanda allo psicologo il ruolo dell'investigatore e il perito a volte cade in questa trappola e cade nella trappola, per esempio, dell'affermare la compatibilità degli indicatori con i fatti. Allora, la compatibilità esiste, la compatibilità è una variabile continua che va da 0 a 100, diciamo, ma già esiste compatibilità a livello 1, cioè la domanda sulla compatibilità è una domanda che va evitata, ecco, dal punto di vista del quesito. Detto questo, quale può essere il compito di uno psicologo, di uno psichiatra, di un neuropsichiatra? Il compito può essere quello di ascoltare il minore, di valutare la famiglia, nell'ottica, e in questo riprendo anche quanto detto dal dottor Morcavallo, di aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito nei confronti dei minori e di aiutare il minore. Questo non sempre accade. E perché non sempre accade? Non sempre accade perché si è un po' diffuso, soprattutto qui in Italia, ma non è soltanto un fenomeno italiano, si è diffuso un tipo di cultura che ha derivazioni varie, un tipo di cultura che fa sì che il primo accenno, il primo commento, la prima comunicazione di un possibile maltrattamento, di un possibile abuso, venga presa come elemento già di per sé probante, e quello che poi accade è che il procedimento di ascolto è un procedimento che va a confermare a tutti i costi questo assunto iniziale. Allora vorrei fare una piccola premessa su qual è la cultura che si è andata diffondendo e quindi perché questo è andato succedendo. E questi tipi di meccanismi sono i meccanismi che poi portano a situazioni come quello di angeli e diavoli come veleno, eccetera, eccetera. Si è diffusa nella cultura, in particolare nella cultura clinica, della psicologia clinica, un approccio che si chiama pantraumatismo, che significa che qualunque disturbo psicologico che una persona ha, qualunque disturbo, qualunque tipo di disagio, va bene, deriva da un trauma. Questo è logicamente sbagliato. Quello che è vero, quello che ci dicono i dati della letteratura scientifica, è che il trauma produce disturbi psicologici. Ma di lì a derivare dal disturbo psicologico un trauma, questo è sbagliato. Ci sono moltissimi altri motivi per cui una persona presenta disturbi psicologici. Per cui, per esempio, quando si parla di trauma di sviluppo nel bambino, il trauma di sviluppo, se uno va a capire effettivamente la sua frequenza, la sua prevalenza nella popolazione, è tutto sommato relativamente basso, è il 10% nella popolazione generale e il 30% nella popolazione che già va da uno psicologo, già oppure assistita dai centri sociali, eccetera, per disturbi manifesti. Quindi non c'è una correlazione bionivoca. Mentre l'idea è che a un qualunque tipo di disagio psicologico corrisponda a un trauma. E allora che cosa si va a fare? Si va a cercare il trauma. Il secondo motivo è che si leggono male i dati epidemiologici sul maltrattamento e sull'abuso. Ce ne sono vari di dati, va bene? Ma questi dati dipendono moltissimo, uno, dalla definizione di abuso. Voi potete capire che la definizione di abuso può andare dal ti faccio così, ti tocco sulle spalle, va bene, alla penetrazione. E a seconda della definizione di abuso che viene considerata poi nell'esame epidemiologico, si hanno risultati diversi. Per cui naturalmente un massaggio sulle spalle è estremamente frequente, l'esibizionismo è anche molto frequente, la penetrazione ha una percentuale molto bassa, l'8%. Molto bassa, non so, voglio dire, sufficientemente alta, comunque molto più bassa di quello che si potrebbe dire. Per cui, per esempio, non so, anche nel differenziare il tipo di maltrattamento dalla trascuratezza, quello che viene chiamato neglect, che è nell'80% dei casi, questa è un'indagine del 2017 del Dipartimento statunitense della Salute e dei Servizi Umani,
quindi l'80% è tutto sommato un dato elevato, ma l'abuso sessuale è l'8.4%, quindi veramente dobbiamo capire, quando parliamo di dati epidemiologici, dobbiamo capire di che cosa stiamo parlando. Per esempio, c'è la definizione, voglio dire, l'Istituto degli Innocenti qui in Italia ha fatto un'indagine abbastanza seria nel 2016, in cui studiava le cause, va bene, dell'abuso, e ha giustamente e correttamente inserito la definizione che è dato di abuso, ma questa definizione varia dall'esibizionismo, molesti verbali, esposizione a materiali pedopornografici, palpeggiamenti, atti di masturbazione, tentativi di penetrazione. Non dico che c'è tutto lo spettro, ma quasi. Allora, un attimo, l'intervento deve essere poi basato su dei dati che riflettano una realtà, e sappiamo esattamente che in realtà riflettono. Questi dati vengono invece presi come se nell'80% dei casi, 85% dei casi, la popolazione sia stata abusata. E allora, se c'è abuso, va bene? Se c'è pantraumatismo, cioè tutti i disagi che un bambino manifesta derivano da un trauma, allora che cosa si fa? Si va a cercare in manifestazioni anche relativamente poco gravi, si va a cercare un trauma di base. E questo trauma di base lo si cerca con tanta forza e con tanta convinzione da indurlo, cioè da indurre il ricordo, da indurre il resoconto di un trauma che in realtà può anche non essere avvenuto. E vorrei, l'altra cosa che viene fatta è utilizzare la presenza di disturbi psicologici come indicatori patognomonici indicativi di abuso. Non esistono indicatori comportamentali, non esistono indicatori che rappresentano una forma di disagio psicologico che univocamente indicano che c'è stato abuso. Ci può essere stata una forma di maltrattamento, ma ci può essere stato anche disagio all'interno della scuola, ci può essere stata una qualunque forma, va bene? E queste non vengono indagate perché esiste questa sorta di pregiudizio, quindi questa valutazione a priori, che fa sì che una forma di disagio debba essere per forza attribuita ad una causa traumatica. Per cui, appunto, ogni mezzo di disvelamento di queste forme traumatiche viene giustificata. E questo è quello, in fondo, questo è il tipo di cultura che sta dietro a casi come quello di Bibbiano, a casi come quello di Veleno, insomma, ai casi della Bassa Modenese. Perché chi, anche in buona fede, io non parlo di dolo necessariamente, c'è anche dolo in alcuni casi, ma insomma, anche in buona fede, questo tipo di approccio, questo tipo di cultura fa sì che vengano utilizzati i mezzi più coercitivi per poi indurre resoconti di traumi e di abusi che non ci sono stati. Vi voglio fare soltanto un esempio. L'esempio è un protocollo d'intesa del 2004 che era stato fatto nella regione Lombardia, che si intitola Protocollo d'intesa per l'adozione di interventi coordinati nell'attività di contrasto all'abuso sessuale di minori e nella tutela dei minori vittime di abuso sessuale, che ha il grande pregio di parlare di prevenzione. Così come il grande pregio di parlare di prevenzione hanno tutte le linee guida italiane dei servizi sociali, prevenzione del maltrattamento, prevenzione del disagio e delle difficoltà di sviluppo nei bambini. Ma che cosa si dice, per esempio, qui? L'ipotesi è, o l'affermazione è, che l'individuazione da parte degli organi competenti di un caso di abuso solo raramente avviene a seguito di formale denuncia. C'è molto sommerso, questa è l'ipotesi. C'è molto sommerso, non si denuncia. I destinatari delle iniziative previste dal presente accordo sono i minori di qualsiasi nazionalità che, da notizia anche indiretta, lacunosa, anonima,
poco circostanziata, possono aver subito abuso sessuale o tentativo di abuso sessuale, maltrattamento, eccetera, eccetera. Allora, questo tipo di approccio è un approccio molto grave. È un approccio molto grave perché... qual è il passo successivo? Il passo successivo è, non appena arriva una notizia di questo tipo, lacunosa, anonima, indiretta, poco circostanziata, i bambini vengono presi e vengono tolti dalle famiglie, bisogna agire immediatamente, gli articoli 3, 4, 6 e 7 di questo protocollo d'intesa, va bene? Agire immediatamente in modo drastico, allontanare il minore dal luogo del sospetto abuso senza che il minore stesso venga informato di quanto sta accadendo, senza informarlo delle conseguenze di quello che sta accadendo, gli viene impedito di vedere le persone che vengono sospettate di perpetrare abuso, e questo perché? Per impedire eventuali ritrattazioni, per impedire eventuali coercizioni da parte della famiglia abusante o maltrattante. Bisogna sottoporre questo bambino a interventi che aiutino a rivelare l'abuso, va bene? Che si chiama disclosure, e non si accetta che un minore dica non è successo niente. Questi sono i principi, ma voi capite che questi principi sono dei principi che necessariamente portano ai casi che poi adesso sono oggetto di indagine, necessariamente, cioè questi sono i principi culturali di base che in un qualche modo partono da una buona idea, che è l'idea di protezione dei diritti dei minori, e che esasperano le procedure, esasperano le procedure e portano al risultato esattamente opposto. Non esiste nessuna protezione in questo tipo di formulazione dei minori, perché non esiste trauma maggiore in un bambino che non è stato pesantemente maltrattato, che non è stato picchiato, eccetera, eccetera, che essere strappato alla famiglia. Va bene? Questo è un trauma vero. Quindi, scusate. Allora, è questo tipo di cultura che va cambiata, va bene? Adesso non so in che misura questo articolo possa cambiare questa cultura, ma questa cultura va cambiata. Esistono in un qualche modo degli antidoti in Italia, degli antidoti che forse non sono stati usati nella maniera più adeguata, ma che sono partiti dall'idea di proteggere l'ascolto di un minore in modo che quello che un minore riporta il più possibile rispecchi i fatti e non sia deformato dal tipo di intervento che viene fatto. E questo è stato documentato, questo tipo di interventi in realtà non sono soltanto tipici italiani, esistono in tutto il mondo, va bene? Quindi le prime documentazioni sono avvenute negli Stati Uniti, le documentazioni che poi sono state portate in evidenza nella letteratura scientifica internazionale. Per cui che cosa è che si trova in questo tipo di ascolto, chiamiamolo così? Si trova maltrattamento e coercizione, imporre le risposte, suggerire le risposte, non accettare che i bambini dicano no, non accettare che i bambini dicano non so, ripetere le domande finché il minore non cambia versione e non dice esattamente quello che chi fa le domande si vuole sentir dire, dare feedback sbagliato del tipo non puoi dire questo, è una bugia, l'altro bambino mi ha già detto un'altra cosa, ecco. L'uso di domande chiuse, un setting di ascolto inadeguato. A proposito di setting di ascolto, voglio un attimino qui accennare al fatto che è assolutamente scorretto che chi ha in terapia il bambino svolga anche una funzione di ascolto di questo tipo. E questo avviene comunemente. Questo avviene comunemente. Ci deve essere una professionalizzazione. Scusate, oggi non riesco a parlare, sono molto stanca. Ci deve essere una professionalizzazione specifica che prepari le persone all'ascolto, che prepari i professionisti all'ascolto. Non tutti i neuropsichiatri infantili, non assolutamente non i pediatri, non tutti gli psicologi possono svolgere questo compito. Bisogna essere preparati. E ci sono anche delle scuole per preparare, quindi non è che proprio sia una cosa impossibile oggi come oggi. Ai tempi, quando avevo iniziato a lavorare su queste cose, qui in Italia esisteva molto poco, ma adesso invece ci sono cose che funzionano. E in Inghilterra, proprio per evitare questi problemi, quindi per proteggere in un qualche modo
i bambini, non soltanto per proteggere il processo, non soltanto per proteggere i diritti alla difesa, ma proprio anche per proteggere i bambini, per proteggere le famiglie, è stato creato una cosa, un documento da parte di una commissione che è stata istituita dal Ministero della Giustizia in inglese, anzi dal Ministero dell'Interno, Home Office, che si chiama Memorandum of Good Practice, che è stato formulato nel 1992, poi ci sono state varie revisioni, vari aggiornamenti, che sono delle procedure, dei principi e anche proprio delle istruzioni di come procedere per l'ascolto del bambino in modo da garantire la neutralità di chi fa le domande e da garantire quindi la bontà dei resoconti. In Italia c'è la carta di Noto, è una cosa che si chiama consensus conference. E la carta di Noto, che è stata in parte vituperata, che alcuni chiamano il prodotto di quattro pedofili, tra cui ci sarei anch'io, infatti ho la faccia, e la consensus conference, utilizzano gli stessi principi che sono stati proposti all'interno di questo Memorandum of Good Practice. Va bene? E questi principi sono dei principi che naturalmente garantiscono la difesa, ma che fondamentalmente garantiscono la correttezza nei confronti di un minore o di una persona vulnerabile che viene ascoltata. E questi documenti sono in linea con la garanzia dei diritti, per esempio delle varie convenzioni, la Convenzione ONU del 1989, la Convenzione Europea dei diritti del fanciullo, la Convenzione di Lanzarote, cioè tutte queste convenzioni internazionali hanno uno spirito che è ripreso dalla Carta di Noto. E che cos'è che dice la Carta di Noto? Finisco brevissimamente. La Carta di Noto dice che, ed è una cosa vera, ed è la cosa che io personalmente studio e che quindi ho documentato nella letteratura scientifica internazionale ripetutamente, è che le versioni di un testimone possono essere modificate in un qualche modo a piacere. L'intervento che si fa sul resoconto di un testimone è determinante rispetto al contenuto della testimonianza, rispetto al contenuto di quello che poi un bambino o una persona vulnerabile dice. E questo non soltanto cambia il resoconto, ma poi cambia anche la memoria. Si possono costruire ricordi falsi, si possono costruire ricordi falsi anche di avvenimenti complessi, si possono costruire ricordi falsi anche di avvenimenti traumatici. Questo è possibile, ed è possibile perché la nostra memoria funziona così. Io adesso non ho tempo di parlare di come funziona la memoria umana, ma ci sono tutto questo documentato dai modelli teorici e dai dati di ricerca su come funziona la memoria umana. Quindi non possono venirmi a dire che non è vero, va bene? I falsi positivi ci sono. Cos'è che dice ancora la Carta di Noto? Quindi sottolinea questo aspetto, e questo aspetto è un po' il principio di base che dice perché dobbiamo fare attenzione nelle procedure di ascolto dei minori e delle persone vulnerabili. Dice che i professionisti che svolgono questo compito di ascolto devono essere preparati in modo specifico, cosa che ho già detto, devono utilizzare delle procedure di indagine sui fatti, ma di indagine sul minore, sulle caratteristiche del minore, della famiglia, che siano evidence-based, cioè che siano basate su dati scientifici. Non si può usare il disegno dell'albero, tanto per dire, capito? Non solo il disegno del fiore, non si può usare il disegno della famiglia, cioè non ci sono sufficienti dati a prova che poi i risultati non siano dei risultati che sono interpretabili in modo completamente soggettivo da chi svolge questo test. Ci sono dei test che sono solidi, sono buoni, sono stati standardizzati, danno dei risultati buoni, usiamo quelli, va bene? I test, l'altra cosa dice la Carta di Noto, i test e i disegni non informano sulla realtà dell'abuso, assolutamente. Bisogna produrre integralmente i risultati dei test, questo dice anche la Carta di Noto. Voglio dire, dice delle cose sagge, di base, va bene? La Carta di Noto dice che bisogna dar conto degli elementi suggestivi che possono avere influito sul resoconto, quindi quante sollecitazioni ha avuto, quante volte ha dovuto ripetere quello che ha detto, che tipo di modalità sono state usate, quindi bisogna videoregistrare
interventi con i bambini. Bisogna videoregistrare. Quindi bisogna cercare di capire qual è il percorso che il bambino ha fatto per arrivare a quel tipo di resoconto. Bisogna capire quali sono state le primissime dichiarazioni, le dichiarazioni iniziali, e in che modo si discostano, in che modo corrispondono poi alle dichiarazioni che poi vengono date, per esempio, in incidente probatorio. La carta di nota dice anche che l'incidente probatorio è l'elemento probante, naturalmente, e poi da tutta una serie di criteri che, per esempio, negli Stati Uniti sono stati oggetto di una sentenza che si chiama sentenza Daubert, in cui sono stati stabiliti i criteri per cui un perito è accettabile all'interno di un tribunale. Deve avere delle caratteristiche, deve avere delle competenze, deve avere una preparazione adeguata. Non può essere la persona qualunque. E ripeto, non necessariamente uno psicologo clinico pure preparatissimo, uno psicologo dell'età evolutiva pure preparatissimo, può essere adeguato a questo tipo di funzioni. Ho detto già appunto della videoregistrazione dei colloqui, ci sono moltissimi motivi per farlo e non sono soltanto motivi di garanzia della difesa, ma sono motivi di garanzia dell'operato di chi sta svolgendo l'ascolto. E come ho detto all'inizio, questa doveva essere la mia frase conclusiva, bisogna che i giudici pongano quesiti corretti, che permettano ai periti di non fare affermazioni su dati di fatto, ma che permettano ai periti comunque di fornire informazioni che il giudice, per la sua preparazione e per la sua e per la sua professionalità in un qualche modo, non potrebbe assumere da solo. Quindi i periti devono essere di supporto al giudice, non devono fornire al giudice una risposta, ma devono dire al giudice: questo è un quadro della situazione, non che cosa è stato fatto, va bene, non che cosa è successo, ma questo è un quadro della situazione, e poi tu, giudice, deciderai come utilizzare le informazioni di supporto che io, perito, ti ho fornito. Grazie. Grazie mille alla dottoressa Giuliana Mazzoni per questa spiegazione veramente molto chiara. E ho appena ricevuto comunicazione dal sottosegretario alla giustizia Vittorio Ferraresi, che non potrà purtroppo essere qui con noi per un imprevisto successo all'interno del Ministero, però ci tiene che io legga un suo comunicato. Saluto tutti i presenti, mi spiace di non poter partecipare al convegno, purtroppo urgenze improrogabili mi hanno trattenuto al Ministero. Mi preme però a farvi sapere che il lavoro del Governo sul delicato tema degli affidi sta proseguendo, essendo un'assoluta priorità anche del Ministero. Con decreto del 22 luglio 2019, il Ministro della Giustizia ha istituito infatti una squadra speciale di giustizia per la protezione dei minori, a cui sono stati affidati compiti ricognitivi di monitoraggio dello stato di attuazione della legislazione vigente in materia di collocamento dei minori in istituti di ricovero pubblico o privati e di affidamento eterofamiliare, procedendo, ove necessario, all'interlocuzione con i soggetti istituzionalmente coinvolti. Tanto al fine di evidenziare eventuali profili di criticità della normativa in esame ed esaminare ed elaborare eventuali proposte di modifica legislativa. Lo scopo è stato altresì quello di promuovere la creazione di una banca dati nazionale integrata relativa agli affidi familiari. La squadra si è riunita per la prima volta in data 31 luglio ultimo scorso e ha deliberato di procedere ad un'attività di ricognizione presso gli uffici giudiziari interessati, al fine di acquisire elementi conoscitivi necessari per la realizzazione degli obiettivi prefissati.
Sul piano operativo è stato diramato un questionario a tutti gli uffici giudiziari coinvolti al fine di fotografare la realtà esistente in tema di affidi familiari attraverso un'opera ricognitiva a tappeto. Il termine fissato per la relativa compilazione è scaduto lo scorso 30 settembre 2019 e consentirà a tale organismo di compiere le scelte di intervento anche normative ritenute necessarie nei settori che avranno evidenziato le maggiori criticità. In attesa di conoscere i risultati dell'avviato monitoraggio, i cui dati parziali già sono allo studio del Ministero, la squadra si è nuovamente riunita proprio il 25 settembre 2019 per fare il punto sullo stato delle attività messe in campo. Parallelamente, infatti, il Ministero ha svolto un'attività di ricognizione della normativa vigente sul tema e della correlata giurisprudenza applicativa in materia, al fine di approfondire l'operatività concreta del dettato legislativo e far emergere le eventuali lacune esistenti. Il Ministero collaborerà costruttivamente inoltre su tutte le iniziative legislative portate avanti in Parlamento sul tema affidi. L'occasione mi è gradita per porgere a tutti i partecipanti i miei più cordiali saluti e augurandovi la buona riuscita dell'evento. Grazie mille al sottosegretario Vittorio Ferraresi. Lascio adesso la parola all'avvocato Patrizia Micai, avvocata esperta di affidi, avvocato che ha seguito da vicino molte storie dell'inchiesta, in particolare l'inchiesta Veleno, un'inchiesta terribile che ha fatto luce su una vicenda per molti versi ancora oscura, dei cosiddetti, se possiamo dire cosiddetti, diavoli della Bassa Modenese. Lascio la parola all'avvocato Patrizia Micai. Grazie. Innanzitutto ringrazio la sensibilità di Stefania, perché Stefania era vicino a noi quando ancora Bibbiano non c'era. Questo è importante perché dopo Bibbiano tutti abbiamo avuto una consapevolezza nuova e diversa che prima era di pochi. Purtroppo 20 anni per riuscire a comprendere i legami inquietanti che portavano a queste vicende che sembravano assurde, paradossali, non comprensibili e che pochi avvocati o pochi studiosi riuscivano ad affrontare in maniera pubblica. Quindi grazie Stefania, perché non è da tutti riuscire ad avvicinarsi a vicende scabrose, inquietanti e paurose. Cioè, a chi non fa paura il pedofilo? È ovvio che tutti noi rigettiamo l'idea che possa esserci un pedofilo. Rigettiamo l'idea che un bambino possa essere non sottoposto a protezione. È ovvio, è scontato, non credo che si debba ripetere, ma se c'è bisogno per dire che non siamo dei negazionisti e che non siamo dei pedofili, diciamolo. Io ricordo quando con Roat, che vedo qua, 15 anni fa, parlavamo a Borgotaro in una specie di grotta, come dei carbonari. Perché erano argomenti che non si potevano neanche toccare senza avere una conseguenza diretta e personalissima. Ma come può essere? La paura, la paura, la paura. E quindi tu arrivavi a processo in punta di piedi chiedendo permesso, per favore, vorrei un attimo dissentire da questa ricostruzione. Con i giudici, i pubblici ministeri, i consulenti del pubblico ministero e tutti quelli che rappresentavano la vera tutela del minore, perché solo loro ce l'hanno la vera tutela del minore, tu non sei nessuno, che ti urlavano in faccia, perché questa è la realtà. Quindi grazie Stefania, grazie al suo gruppo, grazie del coraggio di affrontare queste tematiche con scientificità,
grazie agli interventi di chi mi ha preceduto, persone pacate, scusate che io non sono pacata, ma io mi scaldo e non ce la faccio. La vera tutela del minore. Chi è che ha la pozione magica della vera tutela del minore? Come diceva prima qualcuno, il manuale ancora dobbiamo crearlo. Quindi volta per volta, caso per caso, si dice. Certo, peccato che c'è un articolo 403 del Codice Civile che è da spavento. Me lo sono ricopiato perché chi non lo conosce qua è giusto che lo sappia. Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato. Chissà dov'è la scala del moralmente e materialmente abbandonato. O è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi, incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. General generico di più non si può. In uno stato di diritto è veramente pericoloso avere ancora un articolo così troppo discrezionale, troppo ampio, lasciato in mano a degli operatori che spesso oggi neppure sono preparati, perché c'è l'esternalizzazione. Questa legge del 2000 che ha permesso alle pubbliche amministrazioni di risparmiare a più non posso esternalizzando. Cosa significa? Che tu hai all'interno degli operatori persone che possono essere anche semplicemente precarie per qualche mese, per cui noi tutti che ci lavoriamo sappiamo che quando telefoni non ci sono mai e non rispondono mai e sono fuori che sono occupati, non hanno un telefonino e non c'è. Cioè, impossibile avere dei rapporti costruttivi con gli operatori, i quali poveretti, che colpa ne hanno? Non gli danno i mezzi, non gli danno le risorse, non gli fanno corsi formativi, il nulla. Quindi questo è un buco assolutamente da colmare e dobbiamo chiedere alla politica di occuparsene nella misura in cui occorre dare dei paletti e delle risorse. Solo paletti o solo risorse non basterà. Paletti. Come diceva giustamente la professoressa, la video audio registrazione di ogni incontro, perché altrimenti i nostri poveri genitori devono andare armati come 007 con le registrazioni, cioè non è possibile. Ascoltate, fate come i miei giudici, io quando parlo scaldo la folla, i giudici non mi lasciano mai parlare. E sempre interloquiscono, sono una delle poche che interloquisce col giudice, quindi anche col pubblico chiedo a Stefania di lasciare poi uno spazio dopo. Sì, quindi questa video audio registrazione quanto è necessaria, quanto è importante, non solo come diceva la professoressa, proprio per avere la raccolta delle prove, ma per una legittima difesa, perché si deve chiamare così. Sono in legittima difesa. Io arrivo dentro agli organi pensando di trovare sostegno, di trovare supporto, perché credo che lo Stato mi debba dare questo. Sono una famiglia fragile, sono in un momento difficile della mia vita per mille motivi, chiedo sostegno, non chiedo la polizia giudiziaria. Perché se mi trovo alla polizia giudiziaria io devo saperlo e quindi devo andarci con il mio avvocato e il mio consulente. Quindi definiamolo. Definiamo se è polizia giudiziaria o definiamo se è sostegno, perché l'uno è incompatibile con l'altro. Quindi o sei il consulente del pubblico ministero del Tribunale per i minorenni, Tribunale per i minorenni che per inciso io vorrei soppresso, (applausi)
soppresso perché non è più adeguato. Questo significa che serve ovviamente per la miglior tutela della famiglia, partendo dal minore, che ci sia una sezione specializzata del Tribunale per la famiglia in ogni tribunale distrettuale. Esiste per l'agricoltura, abbiamo la sezione specializzata agraria, non si capisce perché non si debba avere per la famiglia. Che non vuol dire traslare i poteri del Tribunale per i minorenni alla sezione specializzata per la famiglia perché non abbiamo risolto niente. Significa avere persone, come dicevano prima i miei colleghi e la professoressa, specializzate, che abbiano competenze tecniche, crediti formativi e soprattutto la mancanza di incompatibilità. Se fai il CTU non puoi fare il CTP. O sei consulente di parte o sei consulente d'ufficio. Le due figure non possono convivere. L'albo speciale dei consulenti, questo albo che non esiste in Italia, perché noi abbiamo le specializzazioni, abbiamo gli albi, ma alla fine il giudice può nominare chi vuole. Allora come può essere? Manca una norma. Manca una norma che dia la possibilità al giudice di scegliere a rotazione frequente in un albo specializzato, non che ci siano sempre 2 o 3 fiduciari di ogni giudice. L'abbandono dei minori. Quando il minore deve essere tutelato perché è in difficoltà, una volta che avremo tutti quei paletti che dicevamo prima e tutte quelle risorse che dicevamo prima, va allontanato il minore dalla famiglia violenta o viceversa? Allontaniamo il violento dalla famiglia. Il minore rimane a casa propria, rimane nella rete degli affetti, rimane nella sua scuola, rimane con i suoi amichetti. Questa è la vera tutela del minore. Diamo il sostegno a quella famiglia così come nuovamente formulata. Ci sarà una nonna? Ci sarà una zia? Questi nonni dimenticati, questi zii dimenticati, ma come può essere? L'ascolto del minore. Credo che su questo siano gli specialisti a doverlo dire, perché rimane tutto il tema del bambino alienato, non alienato, alienazione parentale sì, alienazione parentale no. E qui si apre tutto un mondo. Che sembra non legato ai discorsi di oggi, ma che sono legatissimi ai discorsi di oggi, perché nel conflitto familiare, ovviamente, oggi nasce più che mai il problema. Quando la famiglia era unita, quando la famiglia era tradizionale, quando separarsi era l'eccezione, sembrava un argomento da non approfondire. Oggi credo che la politica debba partire anche e soprattutto da lì. Le separazioni ormai anche il Papa ce le sta sdoganando. Quindi mi pare normale che la riformulazione del diritto di famiglia debba partire da lì. Come fare? Come formularlo? Quale nuova legge rivedere? Pillon, non pillon? Io non vorrei essere nei panni della Stefania, assolutamente. Però dobbiamo aiutarla, perché devono essere le professionalità che sono qua, le associazioni che sono qua, le persone vittime che sono qua, che devono aiutare la politica a riscrivere un testo che è rifondativo della famiglia e della vera tutela del minore. Aggiungo le ultime cose. La vergogna delle famiglie che perdono un figlio,
se hai il bambino fuori famiglia, sottratto, strappato, rubato, giù le mani dei bambini, 200.000 slogan, qualcosa avrai fatto. Perché altrimenti nessuno ti veniva a portare via il bambino, no? Questo luogo comune che va assolutamente sfatato, per cui c'è bisogno di una ricerca culturale, di una nuova opinione pubblica affinché le persone capiscano che può succedere anche a te, anche a te, anche a te, può succedere a chiunque. Basta che qualcuno ti faccia la segnalazione, perché si innesca un meccanismo tale per cui oggi, così come si trova, tu ne esci poco, male e affranto. E quando noi troviamo persone nei nostri studi disperate, tu dici, ma è disperato? Sì. E cosa fa, poverino? Magari era già un po' disturbato. Allora io dico ai miei collaboratori, piano, magari c'è diventato. Perché noi non l'abbiamo conosciuto prima. Noi non sapevamo prima, quando avevano il bambino a casa, come stavano. La difficoltà di dover gestire le emozioni negli studi legali, dove non abbiamo le competenze. Noi siamo poveri avvocati, non siamo psicologi, non siamo psichiatri, quindi creare anche dei gruppi interdisciplinari esterni ai servizi che devono avere un supporto, perché le famiglie con cosa li pagano i supporti esterni? Come fai a pagarti l'avvocato, lo psicologo? Come fai? Io su questo la mia idea, come esistono le difese d'ufficio nel penale, devono esistere le difese d'ufficio nella famiglia. Ma non le difese d'ufficio come sono adesso, che non le paga nessuno, perché le difese d'ufficio da adesso non le paga nessuno, nel senso che lo Stato fa fatica, ti dà anziché 1.000 euro, 300 euro, ecco, anche su questo servono delle risorse, perché torniamo sempre lì, i soldi, tocchiamo l'argomento soldi. Questi soldi, quanti soldi stiamo spendendo per i bambini fuori famiglia? E qua ognuno ha i suoi numeri, perché diamo i numeri, no? Tutti danno i numeri. Allora, presunti, non presunti, grazie per quello che ha detto il sottosegretario sulla banca dati, ben venga. Io ho fatto da povera donna di campagna la mia stima, che mi sembra molto semplice. Prendi 8.000 comuni. Prendi i bilanci di 8.000 comuni, ho fatto il consigliere comunale, vi garantisco che ogni bilancio di ogni comune porta la spesa per i bambini fuori famiglia. Non è difficile. Prendi gli 8.000 bilanci e prendi le voci dei bambini fuori famiglia. Non solo, c'hai il numero dei bambini fuori famiglia e dice quanti bambini sono al di fuori della famiglia ma in una struttura e quanti bambini sono in affidamento. Quindi ben venga la banca dati, ma anche semplicemente raccogliendo i dati così saremmo già a buon punto. Questo per dir cosa? C'è il business? Non c'è il business? Vogliamo fermarlo? La gente si suicida? Senza numeri certi, signora, nessuno può andare avanti, perché sono numeri presunti. Ci vuole tanto poco non farli più presunti e renderli reali, che credo che si possa chiedere al Ministero. Io non posso interloquire perché sono a casa di Stefania, ci penserà lei. Chiedo scusa, lasciamo finire gentilmente l'avvocato Mikhai. Dopo ci sarà uno spazio per chi vuole fare un intervento. Grazie. La durata dei provvedimenti. In questo momento abbiamo i provvedimenti temporanei ed urgenti che durano anni e anni e anni. Su questo servirebbe una ricerca, a mio avviso. Perché su questo non credo che neppure la banca dati sia in grado di dire quanti figli fuori famiglia, perché per esempio quando tenti di farlo comune per comune hai il numero complessivo dei bambini fuori famiglia, ma non sai da quando a quando. Quindi dare anche il tempo nel quale si capisca questo bambino fuori famiglia, per quale motivo è ancora fuori famiglia, e abbiamo visto che i garanti sono stato un fallimento assoluto, quindi basta garanti, sono tutti soldi che si possono risparmiare, non hanno garantito un bel niente a nessuno.
e diamo queste risorse a avvocati, consulenti che davvero possono tutelare la famiglia di fronte a delle istituzioni che in questo momento mi sento di dire deviate. Grazie. Grazie all'avvocato Patrizia Micai e grazie per essere qui e grazie soprattutto per il lavoro che ha svolto in tutti questi anni, che è stato veramente eccezionale. E ci tengo a dirglielo qui pubblicamente. Io vorrei dirvi che quando si parla di minori ovviamente bisogna usare la massima cautela. Ci sono ancora procedimenti ovviamente in corso, sono stati insomma citati alcuni casi che ovviamente i processi non sono terminati, quindi il legislatore deve avere la massima lucidità nello scrivere una legge. E voglio solo dirvi brevemente che il tema della tutela dei minori è un tema che è stato trattato a 360 gradi anche nella precedente legislatura e soprattutto con il governo cosiddetto giallo-verde e mi ha riguardato in prima persona come relatrice del codice rosso. Questo è stato un lavoro veramente di grande impegno che ha coinvolto me in prima persona, tutta la Commissione Giustizia, il Parlamento, il Ministero e è stato un lavoro non improvvisato, non si scrive una legge dall'oggi al domani, non funziona così, bisogna studiare tanto e soprattutto confrontarsi quotidianamente, andare a cercare chi si occupa di questi temi, in quel caso della violenza sulle donne, della violenza sui bambini, della violenza in generale, perché il tumore della violenza è un fenomeno trasversale che colpisce tutti indistintamente. E quindi anche all'interno del codice rosso abbiamo toccato il tema dei minori. In particolare è stato scritto nero su bianco un concetto che dovrebbe essere scontato, ma non era così. Il minore di anni 18 è sempre considerato vittima del reato. È sempre considerato vittima del reato, sia che subisca maltrattamenti, sia che assista ai maltrattamenti. E prima non era così. E questo era doveroso scriverlo nero su bianco, perché i bambini non si toccano. Abbiamo previsto che chi usa violenza sessuale su un minore, la pena è 24 anni di carcere. E soprattutto siamo andati a toccare la procedibilità. Cosa significa? Che qualora ci siano atti sessuali con minore di anni 18, la procedibilità è d'ufficio. Vuol dire che il magistrato procede. E invece prima era necessaria la denuncia del genitore. Però si è visto che in alcune famiglie problematiche la denuncia non partiva. Vi faccio l'esempio del caso delle baby squillo. Una ragazzina compieva quotidianamente atti sessuali. Il magistrato, in uno dei due casi, delle due ragazzine, non ha potuto procedere. Si è trovata con le mani legate perché la madre non ha presentato querela, perché la madre prendeva soldini dalla figlia. Quindi la procedibilità è d'ufficio, perché, ripeto, quando si tratta di minori, la cautela e la tutela deve essere massima. Poi cosa abbiamo fatto? Siamo andati oltre, nel senso che abbiamo portato... Io sono del territorio della Bassa Modenese, vivo a Modena, quindi una volta conosciuto il caso Veleno, il caso di 16 bambini che sono stati allontanati dalle loro famiglie, genitori accusati di abusi sessuali, satanici, rituali. Allontanati e nonostante ci siano sentenze che hanno scagionato con formula piena alcuni di questi genitori, i bambini non sono più tornati a casa dalle loro famiglie. E quindi quando tocchi con mano il dolore, quando tocchi con mano la disperazione, tu che
prima di tutto sei mamma, sei una persona, una mamma, una bambina di 3 anni e 4 mesi, non può rimanere indifferente. E allora ti devi muovere, muovere e fare qualcosa. È quello che stiamo cercando di fare, che abbiamo provato a fare con il codice rosso e quello che stiamo cercando di fare adesso con la proposta di legge che è pendente presso la Commissione Giustizia, proposta di legge numero 2047, a mia prima firma, di tutela della riforma degli affidi. È un lavoro veramente impegnativo, voglio dire che molti dei punti che l'avvocato Micai ha detto sono già contenuti all'interno della proposta di legge. Con questa proposta si vuole dare ovviamente una tutela massima, si vuole dare norme dettagliate perché serve più trasparenza, più controllo e più tutela. Come diceva anche prima il sottosegretario alla giustizia, c'è la volontà, si sta già lavorando un database perché i numeri sono importantissimi per conoscere il fenomeno, quindi sapere quante sono le case famiglia in Italia, quanti bambini sono all'interno delle case famiglie o comunità educative o strutture comunque che si occupano di bambini, i motivi per cui sono stati allontanati, da quanto tempo, Tribunale dei minori, quanti provvedimenti sono stati emessi, quanti pendenti, quanti maltrattamenti. Ad oggi siamo fermi con i dati nel 2016, abbiamo già sollecitato e con il database avremo dati attuali. Per questo era necessario, perché basta analizzare la situazione italiana attuale per rendersi conto della necessità di un cambiamento. Vi riporto solo uno degli ultimi dati. In quasi 3 casi su 10 in Italia, le procure della Repubblica non ricevono alcuna indicazione sull'inserimento dei minori nelle strutture di accoglienza e tutto questo è inaccettabile. Perché io il minore lo devo tutelare, devo sapere esattamente dov'è, lo devo ascoltare, gli devo spiegare se sta facendo un percorso, che tipo di percorso è, soprattutto tutelare la famiglia prima di procedere a determinati provvedimenti. E come diceva il giudice Morcavallo, il processo minorile non è così lontano da un processo penale, anzi, il processo minorile non deve essere un processo sulla persona, sulla personalità dei genitori, ma deve essere un processo sui fatti. Mi devi provare quello che dici. Fatto, condotta, evento, nesso di casualità. Non è possibile vedere bambini allontanati per una mera segnalazione o per mere condizioni della famiglia. Questo è inaccettabile e la proposta di legge mira a questo. La cosa importante che ci tengo a dire qui pubblicamente è che noi siamo all'inizio di questo esame, perché è stata incardinata, vuol dire ha iniziato il suo iter presso la Commissione Giustizia. Però voglio dirvi che noi siamo qui ad ascoltarvi, quindi vogliamo il vostro aiuto, associazioni, avvocati, magistrati, assistenti sociali, pedagogisti, psicologi, psicoterapeuti, professionisti. Le famiglie, infatti qui sono presenti i genitori, arrivo, siete stati invitati proprio perché c'è il massimo coinvolgimento, genitori, nonni, zii, parenti, persone che sono comunque vicine ai bambini, tutto ci serve. Tutto ci serve per rendere questa legge il migliore possibile, massima condivisione, massimo ascolto, siamo qua. Quindi vi invito a dare il vostro contributo e vi invito veramente ad aiutarci, perché le istituzioni hanno bisogno, sono fatte di persone e hanno bisogno sempre del massimo confronto per fare le cose al meglio. Io ci tengo a chiamare qui di fianco a me le colleghe con cui stiamo lavorando veramente con il massimo impegno, con mente, con cuore, con passione, con lucidità nel rendere questa legge veramente la migliore possibile. Vorrei che ve ne parlassero loro di quelli che sono i contenuti di questa legge. Legge che ovviamente è all'inizio, ma che prevede già dei punti essenziali che per noi sono veramente indissolubili e non si muove, diciamo, da questi principi. Chiamo qui di fianco a me le colleghe Valentina D'Orso e Valentina Palmisano. Grazie.
Grazie, grazie a Stefania Scari per aver organizzato questo importante incontro con le famiglie e con tutti coloro i quali si occupano di minori. Grazie ai relatori che in maniera magistrale hanno spiegato come funziona il sistema degli affidamenti in Italia e quali sono le disfunzioni che effettivamente ci sono in questo sistema. La proposta di legge 2047 a prima firma di Stefania Scari, che cosa fa? Contiene una serie di norme volte a riformare e regolamentare proprio il sistema degli affidi in Italia. Io ci tengo a dire che non si tratta di una proposta di legge sorta in maniera emergenziale dopo il caso Bibbiano, perché il caso Bibbiano noi sappiamo che ha stupito soltanto coloro i quali non conoscono come avvengono i meccanismi nel sistema degli affidi, però come Bibbiano ci sono vari altri casi in tutto il territorio nazionale e quindi questa proposta di legge si vuole porre rimedio a tutte quelle falle che ci sono nel sistema. Abbiamo visto che appunto ce ne sono, se si sono avute le conseguenze delle quali appunto abbiamo parlato oggi. È come se si innescasse nella materia degli affidi la cosiddetta filiera disfunzionale, nel senso che alcuni membri che fanno parte di un sistema reiteratamente, regolarmente pongono in essere dei comportamenti, degli atteggiamenti distorti, degli abusi riguardo appunto alla legge e in maniera così appunto regolare che gli altri membri pensano che quei comportamenti siano poi effettivamente giusti, siano all'interno del sistema e quindi siano accettati. Ecco, noi interveniamo proprio per chiarire, come ha detto prima di me anche il dottor Morcavallo, perché le norme già ci sono, però effettivamente era necessario un intervento di chiarimento per inserire alcuni paletti in maniera tale da evitare appunto le conseguenze negative che tutti conosciamo. Io sono certa che la maggior parte degli operatori, la maggior parte degli assistenti sociali, degli psicologi, dei tribunali operano al meglio, però è giusto anche che la politica, il legislatore, in questo caso che siamo noi, intervenga anche quando vi è un solo caso in cui è possibile che ci sia la lesione del diritto di un minore. Quindi noi ci dobbiamo assumere la responsabilità di intervenire, paradossalmente, anche se ci fosse un solo caso, ma noi sappiamo che non è così, ce ne sono una miriade di casi in cui potenzialmente è in pericolo la tutela del minore. E noi per questo siamo determinate a portare avanti il nostro lavoro in maniera molto forte e ovviamente, come diceva Stefania prima di me, nel rispetto del lavoro di tutti voi e nel rispetto delle famiglie e soprattutto con l'ausilio vostro, quindi noi chiediamo un vostro aiuto per poter portare avanti questo nostro lavoro. A che cosa ci siamo ispirati? Ci siamo ispirati innanzitutto all'articolo 8 della Convenzione Europea, che è stato citato prima di me sempre dal dottor Morcavallo, che è interpretato in conformità con gli articoli 30 e 31 della nostra Costituzione. Cosa dice? Dice che la famiglia è intangibile e inviolabile, innanzitutto. Quindi intangibilità e inviolabilità della famiglia, ovviamente laddove non ci sono esigenze di tutela dei soggetti familiari. D'altro canto però parla anche di un obbligo positivo dello Stato, ovvero lo Stato tramite le sue istituzioni, i servizi sociali, deve intervenire a supporto delle famiglie quando le famiglie si trovano a attraversare un momento di difficoltà, di disagio, perché ci può stare, nel senso possiamo pensare che una famiglia possa attraversare un momento di difficoltà, di disagio anche relazionale con i propri figli. Ecco che qui deve intervenire lo Stato nella persona degli assistenti sociali a dare un supporto alla famiglia, ma sempre nell'ambito dell'unità familiare.
Questo noi sappiamo che in Italia negli ultimi anni non si è verificato, infatti l'Italia non ha adempiuto a questi due obblighi, l'intangibilità e l'obbligo positivo, ed è stata condannata negli ultimi anni dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, esatto, per violazione di questi doveri. Ed è stata condannata, voi lo sapete molto meglio di me, è stata condannata anche quando c'era stata già una dichiarazione di adottabilità passata in giudicato. Quindi qual è il paradosso? Che noi abbiamo una sentenza irreversibile dal punto di vista giuridico, ma ne è stata acclarata l'ingiustizia, cioè dalla Corte Europea. Quindi pensate il dramma che possono vivere determinate persone e i traumi che possono subire i genitori e i figli e la famiglia tutta. Noi vogliamo porre rimedio proprio a queste distorsioni e diciamo, mi inorgoglisce il fatto che molti degli spunti che sono stati forniti stasera dai relatori sono contenuti nella proposta di legge, quindi tutti gli spunti che sono stati dati sono già contenuti, li abbiamo messi nero su bianco. E dal punto di vista tecnico e giuridico, che cosa facciamo? La proposta di legge interviene sia da un punto di vista sostanziale, ovvero quali sono i presupposti che devono sussistere affinché ci possa essere una dichiarazione di allontanamento del minore, primo, quindi dal punto di vista sostanziale. Poi il procedimento è importante, soprattutto in un processo che coinvolge i minori, bisogna garantire il cosiddetto giusto processo che è previsto dalla nostra Costituzione, a maggior ragione quando vengono coinvolti i minori. E poi interveniamo anche regolamentando quelli che sono le elargizioni di denaro nei confronti appunto delle case famiglia. Mi soffermerò brevemente sul primo punto, sulla parte sostanziale. Allora, è stato già detto molto dai relatori che mi hanno preceduto, quindi riassumerò insomma quello che è contenuto nella proposta di legge. Mettiamo appunto nero su bianco il fatto che un provvedimento autoritativo sulla responsabilità genitoriale deve essere basato sulla violazione oggettiva e comprovata dei doveri familiari, che devono aver comportato un danno, un pregiudizio per il minore. Quindi, banalmente, come diceva anche Stefania prima di me, fatto, condotta, il danno provocato al minore è un nesso eziologico, quindi la causalità tra il fatto, la condotta e il danno. Sembra banale, ma fino ad ora non è stato così, nel senso che molto spesso noi abbiamo visto che provvedimenti di allontanamento dei minori sono stati presi sulla base di valutazioni di rischio non basate scientificamente su nessuna, diciamo, su nessuna teoria, e oppure ad esempio su condizioni di indigenza della famiglia. Quindi visto che la famiglia era indigente, non aveva tante risorse, questo è stato un motivo per innescare quel meccanismo, quindi la segnalazione e poi l'intervento dei servizi sociali che, come dicevano meglio di me chi mi ha preceduto, vengono visti come soggetti autoritativi che devono indagare. Questo che cosa significa? Ha anche un impatto sociale questo, perché le famiglie, anche quando si trovano in difficoltà, hanno paura a chiedere l'intervento del servizio sociale, perché nel momento in cui ti viene l'assistente sociale in casa tu hai paura che ti porti via il bambino. Questo, oltre ovviamente a provocare drammi, ha anche un impatto sociale nel nostro paese, perché le famiglie non chiedono aiuto, hanno paura di chiedere l'aiuto. Invece i servizi sociali dovrebbero servire esattamente a questo, ad aiutare. Secondo punto della nostra proposta di legge, e poi lascio la parola per non dilungarmi troppo, la gradualità. Noi interveniamo sulla gradualità, nel senso che l'allontanamento del minore e la sua collocazione extrafamiliare, quindi presso una famiglia affidataria o una casa famiglia, deve essere l'estrema ratio. Cioè, se tutti gli step precedenti hanno fallito, perché se tu non riesci prima hai fallito, se tutti gli step precedenti non hanno fallito, poi in ultima istanza, in ultima ipotesi, si può pensare ad allontanare il bambino e a collocarlo in un ambiente extrafamiliare. Quindi in primo luogo bisogna intervenire
all'interno della famiglia con i servizi sociali che dovrebbero servire a questo, quindi per supportare la famiglia anche sottoscrivendo un progetto di vita, ovviamente come diceva il dottor Morcavallo, con il consenso dei familiari, e quindi all'interno della famiglia aiutarli, supportarli. In secondo luogo, se ciò non è risolutivo del problema, si può pensare ad allontanare il genitore che è causa del pregiudizio, come hanno detto prima di me, cioè allontaniamo il genitore che causa quel danno, che è violento, che maltratta, invece di staccare il bambino dal suo ambiente familiare. In terzo luogo, se nemmeno questo è risolutivo, si pensa ad affidare quel bambino sempre nell'ambito familiare, la famiglia allargata, ci sono i parenti, ci sono i nonni, gli zii. Quindi noi scriviamo nella proposta di legge che il giudice, in primo luogo, quando hanno fallito quei due step che vi ho detto, deve pensare ad affidare il bambino a un parente entro il quarto grado o anche a un soggetto che magari ha un legame di amicizia con il bambino. Abbiamo inserito anche quest'altra ipotesi. Come dicevo prima, come ultima possibilità si prende il bambino e si colloca o in una casa famiglia o in una famiglia affidataria, con tutte le garanzie che sono necessarie e tutti i controlli che ovviamente sono necessari. Quindi questa è una parte della nostra proposta di legge che io ho voluto condividere con voi, e passo la parola alla collega Valentina D'Orso. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, mi consentirete anche un passaggio pure io per i ringraziamenti di rito. Ringrazio Stefania per aver organizzato questo momento di incontro con tutti voi, di confronto, ed è il motivo per cui farò un intervento veramente breve per lasciare la parola a voi. È un momento di formazione, perché non so voi, ma io ho preso tantissimi appunti. Questo anche, diciamo, ad evidenziare, come già vi aveva preannunciato Stefania, che comunque l'elaborazione della proposta di legge è in itinere. Siamo, diciamo, attenti e ben disposti a raccogliere tutti gli input che possono venire fuori da momenti come questo, e ringrazio tutti quanti voi che siete qui presenti, che dimostrate assoluta attenzione e sensibilità nei confronti di questo delicatissimo tema. E, come diceva appunto Valentina, a me tocca la parte un po' illustrarvi per grandi linee la parte procedimentale, quindi tutto ciò che è stato introdotto dal punto di vista del procedimento che vorrebbe essere introdotto con questa proposta di legge. Però ci tengo a fare una precisazione: quando si parla della vita delle persone e soprattutto delle persone più vulnerabili, sicuramente la forma è sostanza, quindi non ci può essere una distinzione tra forma e sostanza. Anche il modo di svolgere il procedimento, di vivere e far vivere alle parti interessate il procedimento, è sostanza e fa la differenza. E allora cos'è che andiamo a prevedere? Andiamo a prevedere sicuramente che ci sia il contraddittorio garantito fin dall'inizio del procedimento, e vi sia anche l'assistenza tecnica, quindi dei genitori, che così vengano messi nelle condizioni di difendersi fin dall'inizio e di difendersi appunto con una difesa tecnica. Cos'altro stiamo introducendo? La formazione della prova in contraddittorio tra le parti. E questo cosa vuol dire? Mi riporto un po' a quello che ha detto l'avvocato Morcavallo. Il giudice non potrà basare il proprio convincimento su valutazioni sulla personalità del genitore o su dichiarazioni rese da terzi in assenza di contraddittorio, cioè rese, quindi insomma raccolte, in sede stragiudiziale, ad esempio, quindi una sede separata dove non sia garantita la presenza e la possibilità di contraddire agli altri diciamo attori e alle altre parti del procedimento, quali primi fra tutti appunto i genitori. Questo un po' ci riporta anche un po' all'imprinting penalistico, per la verità, diciamo che le dichiarazioni rese appunto non, in qualche modo non si può basare un convincimento, una decisione sulle dichiarazioni rese appunto contro chi non può difendersi, ecco, da quelle dichiarazioni. E dopo di ciò, quindi, che è un'ulteriore precisazione, abbiamo inserito anche come momento centrale, il cuore di tutto il procedimento, l'ascolto del minore, con quelle cautele che tanto venivano, diciamo, invocate dall'avvocato Micai, e quindi la registrazione audiovisiva, quindi del momento dell'audizione del minore, e poi l'audizione condotta con l'ausilio di un esperto, ma non delegata totalmente all'esperto. Il giudice deve essere presente quantomeno in una sala collegata, quindi con vetrospecchio o comunque
collegata in modo tale anche da poter mantenere la direzione in qualche modo dell'audizione stessa. Registrazione audiovisiva, l'abbiamo detto, un ascolto che non può essere sostituibile ad esempio con una consulenza tecnica, quindi sono due momenti diversi, hanno finalità anche diverse. Poi le tempistiche certe per il procedimento, per questo procedimento, quindi cadenze molto serrate, in modo tale che sia che tutta la vicenda in qualche modo possa avere dei tempi anche abbastanza contenuti, perché appunto si va ad incidere sulla vita delle persone, per cui non si possono tenere appese, diciamo le famiglie non si possono tenere di certo appese per molto tempo. Questo dal punto di vista appunto del procedimento, recepiamo un po' quindi i correttivi tanto richiesti, alcuni degli spunti che sono venuti fuori dalle varie relazioni di altissimo livello che sono state oggi qui a noi, diciamo, regalate, perché è davvero un regalo, io penso questo. Poi permettetemi una considerazione finale, perché davvero voglio lasciare spazio, di cui mi assumo tutta la responsabilità, quindi Stefania non sa nulla di questo. Mia riflessione che voglio condividere con voi. Allora, io penso una cosa, che per quanto il legislatore si possa impegnare, si possa sforzare in una materia che è materia viva, è la vita delle persone, una materia così delicata come questa, probabilmente la legge perfetta non potrà venire fuori. Però può venire fuori la legge più condivisa possibile. Ed è per questo che siamo qua, ed è per questo che vi chiediamo un contributo. Retroattività questa legge c'è? Retroattività. Ora vi lasciamo lo spazio per le domande. E quindi questa è una domanda, prendetela appunto. Ok, però effettivamente era questa, insomma, anche la mia riflessione conclusiva. Dico, quindi possiamo chiudere anche qua, anche così, si ha a che fare con il vissuto che è unico per ogni famiglia, per cui è chiaro che il legislatore sconta invece la necessità di dover fare delle norme un po' più generali, e quindi veniteci incontro anche sotto questo punto di vista, con questa, diciamo, consapevolezza. Grazie. Allora, so che diverse persone hanno chiesto di intervenire, adesso magari passa la mia collaboratrice Silvia, che andiamo un attimo con metodo con gli interventi. Vi devo però dire che non abbiamo tutto il tempo possibile, quindi prendiamo, insomma... Noi di Reggio Emilia dobbiamo andare via in un tempo stabilito. Arriviamo. Non abbiamo però, ribadisco, tutto il tempo possibile, cerchiamo insomma di dare lo spazio a tutti con interventi magari insomma contenuti, così tutti possano avere uno spazio. Adesso passa anche di là. Facciamo una cosa, intanto visto che sono le prime persone che mi avevano fermato, sono il ragazzo Fabrizio, che mi aveva chiesto, e scusate, abbiamo tutti fretta, purtroppo io ve lo dico sinceramente per correttezza, il tema ovviamente è molto molto ampio, quindi io non posso far intervenire tutti, quindi sarà occasione per fare un altro evento. Però ci tengo a precisare una cosa, siamo all'inizio della trattazione di questa legge, siamo all'inizio, quindi ovviamente deve ancora partire quello che è il lavoro all'interno della Commissione, con tutti i contributi che, come dicevamo prima, noi vi chiediamo di mandarci, vi chiediamo magari proprio anche di confrontarci di persona per prendere tutti i possibili miglioramenti, integrazioni, per rendere veramente questa proposta il più condivisibile. Allora, Carlo Priolo. No, però c'era Carlo Priolo. Scusi, onorevole, io sulla mia pelle posso essere una testimonianza. L'ho passato come minore non accompagnato, se è possibile. Allora, ogni postazione ha un microfono, quindi potremmo anche parlare dal posto, va bene. Sì, esatto.
Però prendi per favore gli interventi. Grazie mille. Silvia, passa allora, per gli interventi. Il mio intervento è di 2 minuti esatti. Grazie. Soltanto di 2 minuti. Io ho affrontato questo tema da 20 anni nel ruolo di sociologo e mi sono interessato soprattutto di epistemologia, vale a dire stabilire ciò che è scientifico e ciò che non lo è. E allora succede questo, che non mi dilungo su come è il funzionamento del sistema giustizia, né tantomeno del sottosistema del sistema della giustizia minorile, che sarebbe troppo complesso e ci porterebbe lontano. Però vi faccio soltanto notare 2 cose. La legge, quale essa sia, se riguarda i minori o riguarda altre cose, purtroppo è un bel libro del dover essere, perché noi che cosa abbiamo? Abbiamo la fobia dell'uguale, vale a dire la dottoressa, per esempio, la professoressa che ci parlava di psicologia, no? Non è detto che quel protocollo che lei ha descritto in maniera meravigliosa, quel protocollo poi nella realtà viene applicato, perché il dibattito che c'è da 100 anni a questa parte, in tutti i campi, è c'è tra il dover essere ciò che bisognerebbe fare e ciò che è, vale a dire quello che è la realtà. E detto questo, per esempio, per quanto riguarda il professionista che si qualifica, diciamo, psicologo, e quindi pensa che il suo dettato, il suo dire sia scientifico, in effetti non lo è, per la semplice ragione che trattare sui sentimenti, la psicologia, per esempio, è tante cose. C'è la psicologia che ha una serie di orientamenti, e è lo psicologo, c'è lo psichiatra che è un'altra cosa perché è un medico, c'è il neurologo, attualmente ci sono le neuroscienze, e addirittura le neuroscienze, per esempio, ultimamente hanno debellato una credenza, un'idea che era scientifica, che omosessuali si nasce, invece si diventa. Allora c'è stato un magistrato, scusa, lei vuole porre una domanda? Sì, la domanda perché è questa. Perché purtroppo ci sono sì, la domanda è solo questa. La domanda è solo questa. Quando voi dite è di pregiudizio, no? E allontaniamo la persona che è di pregiudizio, rimaniamo sempre allo stesso punto. Chi stabilisce se quella persona è pregiudizievole? Come gli atti persecutori, lo stalker. Per atti persecutori che cosa intende il magistrato? Il magistrato ha condannato una persona per il solo fatto che ha mandato dei fiori alla ex compagna. C'è un magistrato francese, forse l'unico in Europa, che non ha condannato uno stupratore perché ha detto: non c'è nel suo codice morale, vale a dire quel marocchino non ha nel codice morale il fatto di non stuprare. Allora voi come pensate con la legge di risolvere questi problemi che poi sono concreti e che il magistrato deve applicare? Perché voi date per scontato che il magistrato applicherà sempre la legge in modo talmente capace, talmente neutro, talmente, diciamo, valido, eccetera, eccetera, che ovviamente non è possibile. Grazie, grazie mille. Allora, grazie, perché poi sono tutti interventi veramente molto interessanti, però noi purtroppo abbiamo un tempo, quindi abbiamo le 18:30, quindi vi chiedo di essere più possibile, insomma, contenuti. In ordine di intervento c'è Delia Fulvia. E di porsi sì, una domanda, sì, se possibile, termine, o un breve intervento. Insomma. Sarò velocissima, sì, onorevole. Diciamo che quasi 30 anni di giustizia minorile, insomma, mi sollecitano a richiamare l'attenzione su alcuni punti. Allora, intanto io credo che sia necessario valutare le criticità della condizione sociale attuale.
le criticità sono anzitutto delle famiglie, perché dobbiamo immaginare che le famiglie vivono numerosi disagi e questi non vanno trascurati. Le criticità degli operatori socio-giuridici, le criticità sono emerse dagli operatori sociali, che sicuramente vantano molto spesso anche una scarsa professionalità, formazione, preparazione, e questo credo che sia un problema. E poi la criticità degli operatori giuridici, che noi sappiamo bene che non sono operatori lì con l'interesse esclusivo del minore. I magistrati che si occupano di minori sono magistrati in transito, che passano dalle sezioni lavoro alle sezioni fallimentari, non hanno una specializzazione, né noi possiamo immaginare che questa specializzazione si crei così magicamente entrando nel tribunale per i minorenni. Quindi dal fare fallimento improvvisamente fanno giustizia minorile, che è un'altra cosa, bisogna essere persone un po' diverse. Allora, anzitutto un'analisi delle criticità dei sistemi, credo che sia importante partire da lì. Due, rispetto al che fare, le leggi, come diceva l'avvocato, già esistono, guardate, esistono delle leggi fantastiche a questo proposito, a parte la 184 che è un po' desueta, insomma, è comunque da rivedere, ma poi vorrei richiamare per esempio la legge sul curatore del minore, la 149 del 2001, cioè il minore ha diritto in tutti i casi in cui viene in qualche modo richiamata un'ablazione di potestà, ha diritto alla difesa da quel primo momento, il difensore ha diritto a stare accanto al minore e durante gli ascolti e durante le consulenze e esiste questa figura. Il problema è, e qui insomma vorrei, non per richiamare Napoleone, ma quando lui ha dato il codice civile agli operatori giuridici ha detto mon code est perdu. Allora il problema non è la legge esiste, il curatore del minore è una figura eccellente, il problema è che non vengono nominati, e se vengono nominati sono nominate persone assolutamente inaffidabili, assolutamente incapaci, impreparati, cioè allora, poi l'altra legge molto pericolosa che vorrei richiamare qui è quella sulla continuità degli affetti, la 173 del 2015. Questa è una legge da tenere presente perché la continuità degli affetti, sì, ma questo ha giustificato gli affidi sine die in onore della continuità degli affetti. Allora, chiudo soltanto dicendo una attenzione, io se volete do tutta la mia collaborazione, sto a fianco a voi, metto a disposizione tutto quello che ho acquisito in questo tempo. Due questioni, l'ascolto del minore e la formazione dei professionisti. Due temi sono fondamentali. Grazie. In ordine, Papi. Salve. Devo contenere il mio livrore perché è andato man mano crescendo. Allora, due o tre cose. Una di rilevazione morale, l'avvocato Micai ha detto così di sfuggita, ma in realtà mi ha impressionato molto. Tra le possibilità di abuso da parte di una famiglia c'è l'ignoranza, è agghiacciante. Considerando le statistiche che c'è un 70% di italiani semi-analfabeti, vuol dire che c'è un 70% di genitori tendenzialmente abusanti solo perché carenti di cultura. A me questa cosa spaventa molto. I miei bisnonni erano contadini, non avevano una gran cultura, hanno cresciuto delle persone splendide che poi sono diventati i papà e le mamme dei miei genitori. Questo già mi agghiaccia. Poi, tutto quello che è stato detto rispetto al sistema delle valutazioni, tutto perfetto, meraviglioso. Io però da 30 anni lavoro all'interno dei servizi sociali, all'interno della tutela del minore, appena veniva tolto dalla famiglia, nelle comunità. Ero responsabile e il minore me ne occupavo subito io. La prima notte, una tragedia terribile, dove un bambino muore durante quella notte, in un preciso istante in cui perde il fiato. Non c'ha più nemmeno il suono per raccontarlo questo dolore. E tu muori con lui perché sei lì. Bene. Tutto questo, io riesco a definirlo oggi, ed è quasi un miracolo, dare un nome, un cognome a ciò che io definisco il demonio. E si chiama Cismai. Perché?
perché? Perché dico questo? Perché è inutile che ci si arrovelli sulle possibilità di valutazione, che ha detto benissimo come devono essere fatte nell'atto pratico la dottoressa, ma perché io, da operatore del comune, se chiedo di essere formato sull'abuso, l'unico primo privilegiato che mi viene messo davanti è il CISMAI. E il CISMAI è gestito dal signor Fotti con Hansel e Gretel, che mi dà quella definizione lì di abuso. Un fiore disegnato un po' troppo alto diventa un membro. E continuano però, ad oggi continuano a esserci i corsi CISMAI con il metodo Fotti. In Puglia lo stanno facendo. E allora io mi chiedo che cos'è che ha dato tanto potere a un organismo per renderlo unico come modello di formazione. Quando basta aprire internet come cittadino privato e trovare 1 milione di possibilità di formazione da professionisti, magari accettati anche dalla comunità europea. Come verità. Non voglio essere condizionato da una cosa sola, perché a casa mia si chiama in un qualche modo dittatura. Tu fai ciò che ti dico io, ti formi con quello che io decido. Peccato che ad oggi è un insuccesso. E lo dico perché l'ho sperimentato in prima persona, perché io dai corsi del CISMAI uscivo fuorviato, pensando che io stesso ero stato abusato. Non è possibile questa cosa. Peggio ancora se la cosa viene fatta da persone che non hanno un minimo di capacità magari di astrarsi da quello che hanno imparato. Perché oggi questa formazione ti dà il diritto di essere un supervalutatore dell'abuso. Il problema è che lo dà all'assistenza sociale, lo dà all'educatore, a persone che non hanno le capacità per fare questa distinzione, alla maestra, perché le maestre degli asili, le quali si vogliono formare sull'abuso, gli viene fatto il corso CISMAI. E il corso CISMAI ti dice che il bambino, se fa legnole, a casa succede qualcosa che non va. Allora, guardi, le chiedo scusa, prendiamo atto di questo ovviamente intervento e della sua posizione, grazie, perché lei comunque ha lavorato, quindi si prende comunque atto. Le voglio solo dire che sempre in Commissione Giustizia si sta parlando appunto dell'instaurazione della commissione d'inchiesta, che è volta anche ad analizzare questi aspetti, quindi il metodo di cui lei sta parlando. Quindi noi prendiamo atto appunto del suo intervento, che verrà sicuramente affrontato all'interno della commissione d'inchiesta. Quindi grazie. Grazie. Andiamo avanti, perché purtroppo il tempo, io non riuscirò, mi dispiace, a fare intervenire tutti. Greco. Sì, eccomi qua. Loredana Greco, Colibri Italia. Mi riallaccio, sono qua giù. Mi riallaccio al signor Papi. Io come Colibri Italia sono presente in vari processi penali, tra cui anche Bibbiano, ma non solo, anche nelle 5 comunità umbre. Lei ha ragione, in Commissione Giustizia, ma come mai la Garante Nazionale ha riconfermato il CISMAI per 50.000 euro per la formazione dei garanti? Uno, e questo è accaduto in pieno dell'inchiesta. Due, parlando della legge, responsabilità civile e penale dei servizi sociali, perché se io sbaglio e sfondo la vita di una persona ne devo rispondere in qualche modo, non posso continuare a fare questo lavoro. La responsabilità per colpa cosciente o per dolo alle strutture da dove scappano i bambini, io ne ho 2 che ne sono morte e non hanno fatto nulla alle strutture. 2. 3. Una commissione adolescenza e infanzia che non ha poteri di inchiesta, non ho capito perché la dobbiamo pagare con i soldi pubblici italiani, che non, per fare che cosa? Le tavole rotonde ce ne siamo fatte a sufficienza. E non è vero che non si sapeva quanto accadeva rispetto ai minori fuori famiglia, perché
Il precedente, non solo il precedente governo, ma anche quello prima, ha fatto l'indagine per i minori fuori famiglia non accompagnati, aperta nel 2015, chiusa nel 2018 a camere chiuse e presentate dalla vicepresidente della commissione parlamentare Enza Rosetta Blundo con tutte le associazioni, dove era ben chiaro e ben noto quanto avvenisse su tutto il territorio nazionale. Per cui non è vero. E in quanto al fatto che le istituzioni vogliono sentire le associazioni, benemerita stupidaggine, perché noi abbiamo presentato fior fiori di documenti alla Garante Nazionale chiedendogli di costituirsi, perché se 7 regioni sono coinvolte in un procedimento penale perché per 20 anni lavorano con i minori diversamente abili senza avere uno straccio di accreditamento e oggi sono tutte rinviate a giudizio grazie a noi, e dove ci muore la gente, ma questa signora che compito ha visto lo stipendio che gli diamo? E le istituzioni dove stavano? Per cui è vero, ci sono molte cose di cui parlare. Il CISMAE perché fa formazione magistrati, signori? Con quale criterio? Scusatemi. Va bene, grazie mille, grazie anche per il suo intervento. Ovviamente si parla comunque di persone che non sono presenti, quindi sarà magari intenzione di capire meglio anche questi spunti e magari chiedere ai diretti interessati. Pignalberi. Sì, salve, buonasera, sarò molto breve. Sono qui, sono Pignalberi Fabrizio, presidente Più Italia, del Movimento Più Italia. Io l'unica cosa che voglio precisare, ho sentito che nella proposta di legge viene detto che si andrà a vedere fino alla quarta generazione per i bambini. Questa la legge già esiste, non è stata mai adottata, e a prescindere da questo la dottoressa indicava di recarsi presso le assistenti sociali per segnalare le varie problematiche. Sono successi dei casi seguiti proprio dal sottoscritto che per andare presso l'assistente sociale per una bolletta Enel di 67 euro si ritrovano senza 2 figli dentro l'abitazione. E la proposta di legge, che fino alla quarta generazione già esiste, è come la legge del reddito di cittadinanza, già esisteva, non hanno fatto nulla di nuovo. Grazie. Non so cosa c'entri il reddito di cittadinanza, no. Comunque prendiamo atto. Era solo per farle capire che la legge già esisteva prima del reddito di cittadinanza, sì, sì. Come esisteva anche della quarta generazione, certo. Ma non si è mai adoperato. Prendiamo atto del suo intervento. Grazie. Allora, io purtroppo posso far intervenire altre 2 persone e poi purtroppo dobbiamo chiudere. Fabrizio Marmana. Sarà occasione sicuramente. Un'altra data in cui parleremo della proposta di legge con anche i vari contributi che noi veramente ci teniamo ad avere e magari confrontarci su un lavoro anche più corposo, più ricco, con maggiore condivisione. Allora faccio fare gli ultimi interventi perché purtroppo non abbiamo spazio. Mannara. Buonasera a tutti. Non ho un buon rapporto con i microfoni, mi sentite? Allora, sicuramente molti di voi, cerco di attenermi al testo, insomma, a quello che avevo preparato, visto il tempo che possiamo dedicare. Allora, io sono Fabrizio Mammana, molti mi conoscono, qui dentro sono l'amministratore di una pagina Facebook chiamata Contro gli Orrori di Bibbiano, che è stata costituita nel luglio di quest'anno con la mia amica qui, Benedetta Voltaggio. E ad oggi in soli 2 mesi di attività contiamo più di 2100 aderenti su tutto il territorio nazionale con 21 coordinamenti fra genitori ed attivisti. E durante questi 2 mesi di attività abbiamo ricevuto migliaia di segnalazioni, tutte accomunate dal solito tema della conflittualità che è, appunto, fra genitori, che è lo stendardo di battaglia di tutti i servizi sociali che hanno aperto con questa parola le porte dell'inferno a minori e famiglie. Conflittualità, si parla sempre di questo. Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Sicilia, tutte accomunate dallo stesso incipit, quasi come fosse un protocollo imposto dalla magistratura volto a creare il totale isolamento della figura genitoriale dal minore. È per questo che abbiamo scelto la via dell'attivismo, per far sì che tutto questo svanisca in poco tempo e non con i soliti e tristi metodi macchinosi della macchina burocratica che per troppo tempo ha fatto finta di essere dalla parte del cittadino, portando solo tristezza e, mi duole dirlo, azioni estreme da parte di chi è stato ingiustamente accusato, facendo chiaro riferimento anche al caso dei diavoli della Bassa Modenese che tutti appunto noi conosciamo. Durante i primi 2 mesi di attività abbiamo accumulato circa 10 avvisi di garanzia. Uno di questi viene dal CISMAI, fra l'altro.
di cui 4 solo al sottoscritto, inerenti ad affermazioni rese pubbliche con prove comprovanti la verità dei fatti. Di questo ringraziamo le pubbliche amministrazioni e gli enti che ci forniscono così ulteriore materiale su cui lavorare e su cui impostare il futuro delle nostre battaglie. Colgo oggi l'occasione anche per ringraziare la parte politica dell'ospitalità che ci viene destinata ed ossequiarla per il notevole impegno profuso durante questi 2 mesi al fine di poter migliorare il sistema della macchina degli affidi e di poter evitare la riproposizione di spiacevoli eventi come appunto quelli riportati qualche secondo fa. Giorno 8 agosto abbiamo effettuato un intervento davanti al Ministro della Giustizia Bonafede, durante il quale avevamo richiesto risoluzioni rapide al fine di poter dare risposte veloci e concrete alle famiglie e ai minori. Ad oggi purtroppo, oggi appunto 7 ottobre, non possiamo ritenerci soddisfatti. Riteniamo che appunto lo stesso disegno di legge abbia delle notevoli falle che appunto non fanno focalizzare sui dettagli e su delle modalità di reinserimento dello stesso minore qualora si trovasse in situazione di pericolo. Fra le righe del disegno di legge non troviamo la revoca dell'articolo 403, gli incontri audio e video registrati di cui si parla solo oggi, il reinserimento sociale dei genitori e del minore, poi il blocco dei gettoni di sussidio alle famiglie affidatarie che ci devono dimostrare loro di avere sostenibilità economica. Magari non questi suggerimenti, non visto che li abbiamo già dati, non sono stati presi in carico. Ma no, cioè, però, insomma, non sono stati ascoltati. No, però le chiedo scusa, se magari... Le faccio una premessa. Non è che non sono stati ascoltati, ripeto. Ci vorrà tempo. No, ripeto, la proposta di legge, perché giustamente io ascolto lei, le chiedo la cortesia di ascoltarci reciprocamente, la proposta di legge è adesso in commissione, quindi lei parla appunto dell'incontro organizzato con il ministro Bonafede che è venuto nell'immediatezza a Bibbiano e ha cercato di ascoltare tutti i suggerimenti, tanto che la legge è stata incardinata come primo atto di questo governo, quindi tutti i suggerimenti che lei giustamente ci sta elencando verranno presi in considerazione durante l'analisi. Quindi le chiedo scusa perché, tra l'altro, quello che dice lei, adesso non entriamo nel merito perché è un'analisi tecnica, però va fatta la precisazione che questi punti che lei sta citando sono espressamente indicati nell'articolo. Se vuole dopo ci fermiamo. Volentieri. E glielo spieghiamo, glielo indichiamo. Però incontri audio e video registrati, intendo anche quelli fra genitori e assistenti sociali. Chi mi tutela quando io parlo con un assistente sociale che mi vuole pugnalare alle spalle? Questa però è un'altra cosa. Okay. Comunque tutti i suggerimenti, si è parlato di altro fino adesso. Esatto, tutti i suggerimenti se vuole noi li abbiamo e più che volentieri li leggiamo e li ascoltiamo. Mi faccio se solo vuole concludere con, certo, con una cosa. Io non sento parlare di cooperative. Perché non si tolgono i sussidi completamente alle cooperative? Completamente. Chi vuole fare beneficenza lo fa a costo zero, non lo fa con un sussidio dello Stato. Quello è diventato un business. Il caso Emilia Romagna, il caso Bibbiano scaturisce dalla cooperativa, lo sanno tutti, lo sanno pure i muri. E perché non si bloccano i fondi alle cooperative? Si trovano sempre dei modi alternativi per favorirle. E allora vanno bloccate. Vanno bloccate. Ma secondo lei finora di che cosa abbiamo parlato? Di astrofisica? Vanno nominate. Questo è. Il demonio, come dice Papi, non è solo il cisma. Ma lei non è che il disegno di legge. Ma l'ho già letto, non si può. Cioè, secondo lei di che cosa abbiamo parlato? No, perché le cooperative hanno ancora la possibilità di ottenere un anticipo sulle spese per quello che c'è scritto nel disegno di legge, ma non vengono bloccati i fondi alle cooperative. Le cooperative, se fanno beneficenza, lo devono fare a costo zero. Guarda, lei secondo me, prima di tutto, deve aspettare il lavoro in commissione. Avvocato, è un suggerimento, perché sì, però, sappiamo chi è il demonio. Sappiamo chi è il demonio. Il demonio va bloccato. Grazie. Fonda una porta aperta qua. Esatto. Grazie, prendiamo atto. Caruso. Carbone. Buonasera a tutti. Dopo Carbone. Caruso. Innanzitutto ringrazio l'onorevole Stefania Ascari e la dottoressa Silvia De Marco che mi ha invitato in questa occasione, che è nelle mie corde. Sono sensibile a queste tematiche perché sono un deportato nella storia italiana per onestà intellettuale e morale. È giusto che voi che siete sensibili a tutelare i minori sappiate che durante un mandato fiduciario 500 bambini e bambine
di cui ne faccio parte, siamo stati deportati e appoggiati ovunque c'era accoglienza, in tutti i collegi, in qualche caso anche nei manicomi e nelle prigioni italiane. Sono qui proprio per il mio passato e vorrei che tutelassimo a 360 gradi i minori di oggi. Nei minori ci sono anche i minori che sbarcano alle nostre spiagge. Di tutti quei bambini, quei minori provenienti da altri stati che non sono l'Italia, che fine fanno dopo essere stati schedati, fotografati e rilevati a loro le impronte? Io collaboro con l'ambasciata somala, l'origine di mia madre, anche se sono un italo somalo, quindi italiano ius sanguine, ne vado orgoglioso, anche se ho subito dalla mia patria angherie non decibili qui, ma sappiate che siamo stati deportati per la nostra peculiarità, essere meticci, ci è costato l'allontanamento dalle nostre famiglie perché eravamo la vergogna da nascondere. Oggi questi bambini, perché il Ministero degli Interni non si prende la voglia di comunicare alle loro ambasciate che sono stati sistemati non so dove, ma per avere un filo conduttore anche per i loro parenti in Africa, in Asia, da ovunque loro vengono, hanno familiari che non sanno che fine hanno fatto. Basta comunicare alle varie ambasciate dopo averli schedati. Grazie. Grazie dottor Carbone, facciamo un ultimo intervento, Caruso, Carbone. Allora, buonasera, sono Francesco Carbone, sono il presidente dell'associazione Governo del Popolo APS, scusate la voce un pochettino di mal di gola. Noi ci occupiamo di legalità e giustizia, siamo l'unica associazione in Italia che va a denunciare associazioni di tipo mafioso, colletti bianchi e pubblici ufficiali che commettono reati nell'ambito della loro funzione, andando a proteggere associazioni criminali e quant'altro. Per quanto riguarda gli affidi, sono diversi i casi di cui noi ci siamo occupati, ci occupiamo e ci occuperemo. Una cosa importante, prima la dottoressa Mazzone e la dottoressa Ascari dicevano una cosa, che purtroppo in Italia non si denuncia. Questo è un dato Istat assolutamente falso. Falso, e vi spiego anche il motivo perché. Perché in Italia sono centinaia di migliaia le denunce presentate da singoli cittadini, associazioni, cooperative, di tutto e di più, che purtroppo vengono sabotate con l'abuso criminale del modello 45. Significa che queste denunce non rientrano in alcun sondaggio Istat, perché nei modelli 35 non escono le denunce, non vengono messe le persone denunciate nel registro degli indagati, anche se denunciate per mafia, pedofilia, omicidi, di tutto e di più, solo e semplicemente perché chi viene denunciato o fa parte di una corrente politica o fa parte di una corrente mafiosa o massonica o quant'altro. Per quanto riguarda gli affidi, ci sono la problematica degli affidi che vanno in casa famiglia, è solo un problema di business, ma c'è anche la problematica degli affidi al singolo genitore, dove magari viene affidato il bambino al genitore che ha maltrattato e abusato del figlio o della figlia. E tutto questo perché in amicizia con qualche clan mafioso, con qualche magistrato, con qualche politico. Noi siamo i promotori della denuncia per quanto riguarda il sistema Tribunale Salerno, dove abbiamo denunciato al momento più di 40 tra magistrati e giudici, semplicemente da un fatto che deriva da un marito maltrattante, abusatore di una bambina, denunciato dalla madre, avvocato, ma purtroppo il marito abusatore è intimo amico della famiglia del procuratore capo Lembo, procuratore capo di Salerno. Inoltre la madre, essendo anche una politicante del PD, è in amicizia intima con degli onorevoli del PD, cioè cui l'avvocato anche del marito maltrattante abusatore è nipote dell'onorevole del PD. E la cosa assurda sapete qual è? La cosa assurda è che dopo 5 anni di denunce un procedimento penale contro questo signore non è mai stato avviato, che in procura e tribunale a Salerno
tutte le procedure civile e penali sono state tutte sabotate, oggetto di denuncia dell'Associazione Governo del Popolo, che abbiamo denunciato sia alla procura competente di Napoli. Le chiedo scusa, purtroppo dobbiamo... Sì, sì, stringo subito, cioè, subito. Il problema è questo. Chiedo scusa. Potete fare qualsiasi legge, la migliore al mondo, ma nel momento in cui voi, politica, non andate a controllare chi effettivamente deve andare ad applicare la legge come magistrate, a che servono le leggi se poi non vengono applicate? La cosa assurda sa qual è? Che nel momento in cui ci rivolgiamo al Ministero della Giustizia, ma non da ora, da sempre, quindi non è un problema solo di buona fede, ma era anche dei ministri precedenti, che andiamo a chiedere delle ispezioni per quanto riguarda il tribunale, che mancano i fascicoli, mancano le prove, che vengono sabotate precedentemente, assolutamente non ci risponde nessuno, o se no ci rispondono che non è di loro competenza andare a controllare l'operato dei magistrati, o se no andiamo a denunciare tutto a CSM, e CSM da ben 15 anni risponde a tutti quanti in Italia, e sono centinaia di migliaia le lettere inviate da CSM false, falso ideologico, dove vanno a dichiarare che le istanze vengono valutate a CSM, dove non è assolutamente vero, dove non esiste alcun vaglio al plenum del CSM dei casi segnalati da cittadini, avvocati, associazioni e quant'altro. Grazie. Cioè in pratica uno denuncia e si ritrova vittima dello Stato, perché a sua volta magari è denunciato semplicemente per diffamazione, per aver detto la verità, che verità che nessuno purtroppo vuole rendere pubblica attraverso il giornale, attraverso processi, attraverso qualsiasi cosa. Proprio stamattina veniamo, guardi, noi le chiedo 10 scusa, secondi e finisco, cioè, 10 secondi proprio per quanto riguarda il codice rosso, guardi, 10 secondi mi dica, le 10 chiedo secondi, scusa, io le ho 10 secondi fare l'intervento stamattina, però 10 secondi, no, 10 secondi, non... mi dia 10 secondi, 10 secondi. Stamattina veniamo dal procura di Napoli, dove aver parlato con il responsabile del codice rosso Raffaele Falcone, sostituto procuratore di Napoli, dove abbiamo descritto i fatti specifici per quanto riguarda l'abuso sulla minore, senza aver letto un documento di migliaia di pagine di denuncia, ha deciso che non è codice rosso. In base a che cosa decidono cos'è e che cosa non è codice rosso? Così solo per fantasia o per amicizia di qualcuno? Va bene, chiedo scusa ma purtroppo non abbiamo più tempo. Allora, devo dire che chiudendo, queste 2 ore e mezza sono veramente volate. E chiediamo scusa insomma alla Camera per aver sforato un poco, però insomma ci scuseranno visto il tema, che è un tema così delicato, importante, complesso e che sicuramente interessa tutti da vicino. E, come dicevo, noi siamo qui, c'è la massima disponibilità all'ascolto, alla condivisione, e siamo ben contenti se c'è il massimo supporto. Voglio ringraziare veramente, veramente di cuore i relatori che sono intervenuti oggi, la dottoressa Giuliana Mazzoni, l'avvocato Francesco Morcavallo, la presidente, la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni, l'avvocato Patrizia Micai e le colleghe, se non amiche, Valentina D'Orso e Valentina Palmisano, ma soprattutto grazie a voi per essere venuti qui, grazie a voi veramente di cuore. Ci vedremo presto per aggiornarci su questa importante legge. Grazie.